prima di andare in pubblicità, aveva annunciato la presenza di un ospite e adesso insomma ci ha raggiunto qui in redazione. Lo vedete, Vito Rizzo, ben trovato. Vito, che piacere averti qui con noi. I telespettatori di Cilento Channel sicuramente ti riconosceranno. Vito è qui perché deve parlare di un appuntamento altrettanto importante che avverrà tra pochissimi giorni nella città di Agropoli. E allora, ben trovato Rizzo. Grazie, grazie. È un piacere ritrovarsi, ecco. Quindi, come dicevi tu, oggi ufficializziamo il programma della quinta edizione del Festival della Teologia Incontri, del quale Cilento Channel, unica TV, è partner dall'inizio. Quindi, anche quest'anno. Ci saranno queste tre serate, il 3, il 4 e il 5 agosto, si svolgeranno tutte ad Agropoli e poi avremo itinerante la mostra Francesco Animus Logi, perché il tema di quest'anno è la fraternità. Quindi poi avremo modo di parlare un po' nei dettagli di quello che è il programma, spero anche quest'anno molto, molto appassionante, proprio perché è un percorso che mira a coinvolgere non soltanto le persone che sono vicine alla frequentazione ecclesiastica, ma anche a chi è in ricerca di una propria spiritualità che si vive nel mondo. Quindi cercheremo di fare questo percorso. Assolutamente sì, il Festival della Teologia Incontri è un appuntamento molto seguito e ricercato dai cittadini non solo di Agropoli, del Cilento, ma direi anche della regione Campania, perché ormai è diventato un appuntamento importante. Ne parleremo a breve, ma adesso andiamo a dare uno sguardo, Vito, anche insieme a te, alle notizie che riguardano proprio il Cilento. Lo facciamo leggendo il sito di informazione Info Cilento e vediamo quali sono le principali notizie. Allora, abbiamo in prima pagina l'assegnazione delle spighe verdi 2022 nel Cilento, tre comuni virtuosi. Vi ricordo che potete approfondire la notizia cliccando appunto sul link nella pagina. E poi di spalla una notizia di cronaca, incidente a Villamare, purtroppo c'è un centauro ferito. E poi ancora Capaccio, microrganismi per migliorare la qualità del mare. E di spalla ancora una notizia di cronaca: nel Vallo di Diano, precisamente ad Atena Lucana, coppia scoperta in auto con 1 milione in contanti. Poi andiamo in basso e vediamo che c'è cambio al vertice per quanto riguarda la Guardia di Finanza di Sala Consilina e ancora il fascino del mito, nuovo appuntamento con Accademia del Cilento e Orto Letterario e poi lotta agli incendi, Protezione Civile di Padula e Gopi Caggiano in prima linea. Più sicurezza invece ad Ascea, in azione i vigili anche nella notte, quindi anche di notte ci saranno i militari, insomma, della Polizia Municipale. E ancora Cesare Cremonini affascinato da Agropoli e Palinuro, abbiamo visto insomma dal sui social che era presente anche alla manifestazione che si è svolta domenica, una manifestazione importante, una manifestazione religiosa della Madonna di Costantinopoli, quindi da un suo scatto di questi fuochi pirotecnici sul lungomare San Marco, insomma, era presente tra le imbarcazioni, ben nascosto direi, però comunque era presente. E proprio di questo, insomma, anche con Vito facciamo, ecco, una parentesi su quella che è stata la festa della Madonna di Costantinopoli. Vito è uno dei portatori che ha vissuto questa celebrazione importante per la città di Agropoli. Allora, raccontaci com'è andata e com'è stato l'animo dei fedeli, dei cittadini, ritornare a vivere una manifestazione così bella, suggestiva. Allora, diciamo innanzitutto che si respira già da qualche settimana, da qualche mese, il desiderio da parte delle comunità di vivere la devozione popolare, di tornare a vivere l'espressione della devozione popolare, della fede popolare, e nel nostro Cilento queste manifestazioni, questi appuntamenti sono realmente un momento non solo di
riscoperta religiosa delle tradizioni, ma proprio di un senso di comunità. Questo avviene naturalmente anche con la Madonna di Costantinopoli, che è la Madonna tradizionalmente del mare, dei pescatori, di quanti appunto vivono il mare. Agropoli è un borgo che nasce appunto sul mare, quindi c'è questa tradizione secolare che quest'anno ha festeggiato per i 60 anni della processione a mare, quindi un evento che fu introdotto dal caro Don Cesare Caradonna. Quindi, come dicevo, si è vissuto proprio un clima bello, molto molto partecipato. C'è stata una oltre che un programma molto ricco di preparazione, quindi con tanti momenti che sono stati molto seguiti presso la chiesa della Madonna di Costantinopoli nel borgo antico di Agropoli, ma poi c'è stato il ritorno della processione a mare. Come dicevi tu, Cremonini non l'abbiamo notato semplicemente perché c'erano centinaia di imbarcazioni, cioè si è ritornati a questa processione con dei numeri anche enormi di partecipazione, tanto che, giusto per svelare un piccolo dettaglio, quando la Madonna, io ero sul peschereccio della Madonna naturalmente perché con i portatori, quando si è andati prima a salutare, diciamo, la zona di Trentova e poi si è dovuti girare per ritornare poi verso il lungomare San Marco, il peschereccio è stato costretto a fare un giro molto molto largo, proprio perché c'erano queste centinaia di barche che non erano in fila dietro la Madonna, ma si erano molto allargate, quindi avevano coperto uno specchio di acqua veramente molto ampio, e per motivi di sicurezza la capitaneria ha chiesto al peschereccio naturalmente di fare un giro molto molto più a largo. Poi c'è stato lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, che è sempre molto molto bello, caratteristico, al di là di quello finale dei fuochi di mezzanotte, ma poi il saluto alla Madonna fatto dai lidi lungo tutto il percorso. C'è stata veramente, ci sono stati alcuni lidi che hanno offerto degli spettacoli straordinari. Quindi veramente, come diceva anche Cesare Cremonini nel suo post, ci sono tante manifestazioni simili, ma questa di Agropoli, della Madonna di Costantinopoli di Agropoli, veramente diciamo, emerge per la sua bellezza, per la partecipazione e la devozione. Infatti, tantissimi cittadini, tantissimi turisti, ma anche insomma, sindaci del Cilento che hanno accompagnato la statua della Madonna. C'è stata una polemica, c'è ancora in atto, insomma, un po' una polemica su una foto, insomma, che ritrae il sindaco di Agropoli, il sindaco di Capaccio Pestum, che portano sulla spalla, insomma, proprio la statua della Madonna. Ecco, tu eri presente, che cosa ne pensi, ecco, di questa situazione che, insomma, da 2 giorni si sta discutendo tanto? Ho visto che c'è stato anche un post di Don Carlo per spegnere un po' gli animi, insomma, dei cittadini e di quelle che sono un po' le critiche che sono state fatte per Beh, quanto riguarda questa allora situazione. è il caso di dire ero dentro la notizia perché Sì. ero a fianco diciamo alla statua della Madonna. Allora, spieghiamo un attimo che cosa è successo. Innanzitutto c'è stato un momento nel corso Garibaldi nel quale i parroci che erano presenti, come già era capitato l'anno scorso, 2 anni fa, hanno deciso di portare la statua della Madonna. Quindi Don Carlo, insieme agli altri confratelli, ha fatto questo un pezzo di tratto del corso, portando a spalla la Madonna. E devo dire, questo è stato un gesto, diciamo, di piena devozione, perché naturalmente i sacerdoti vivono con profonda vicinanza e devozione proprio, diciamo, in legame con Maria. Poi c'è stato
un momento nel quale si è capito che, dopo aver noi portatori ripreso la statua, stavano arrivando i sindaci, alcuni sindaci, alcuni amministratori, e per prendere la statua della Madonna e portare a spalla la statua della Madonna. Quindi, nel momento in cui sono arrivati i sindaci, si è fatto posto ai sindaci per portare la statua. Allora, per stemperare le polemiche, io dico che qui c'è un errore comunque, un errore profondo, che ciascun portatore sa bene, conosce bene, chiunque organizza una processione sa bene. Non si può portare la Madonna con dei portatori che non hanno lo stesso livello di altezza, perché sennò la Madonna sbanda. E quindi, per risolverla con una battuta, possiamo dire che, visto che Mutali Passi e Franca Alfieri hanno una differenza di altezza di qualche decina di centimetri, la Madonna ha sbandato, quindi, perché rischiava, quindi ha traballato per questa scelta. Poi, battuta a parte, è una scelta questa che io non so nel dettaglio se siano stati i sindaci a proporsi o se qualcuno del comitato festa non direttamente Don Carlo, sicuramente, perché era impegnato a guidare la processione, quindi può darsi che qualcuno del comitato festa abbia invitato i sindaci. Non so fino a che punto sia una scelta corretta da un punto di vista istituzionale e soprattutto da un punto di vista devozionale, perché poi in queste cose c'è sempre il rischio che si facciano i 20 metri del corso perché si voglia prendere la visibilità. Se così è, naturalmente, da fedele, da portatore, quindi mi dispiacerebbe. Se invece c'è un atto di devozione, ben venga da parte di chiunque, quindi fosse anche un sindaco, un amministratore o un assessore. Però diciamo che questo è il primo anno che accade una cosa. Negli anni passati, che ci sono stati sempre anche altri sindaci del territorio cilentano che hanno presenziato a questa bella manifestazione, ma portare proprio, ecco, la Madonna in spalla è la prima volta che accade, se non erro. Allora, ripeto, è stato un momento, io non, sicuramente non era preparato e ripeto, personalmente non lo condivido. Poi dico un'altra cosa, giusto perché come chi mi conosce lo sa, e voi soprattutto vi collaborando con Cilento Gianni lo sapete, io cerco sempre di avere una linea di onestà intellettuale nel momento in cui si affrontano le questioni. Allora, io non vedo, se questa cosa, come dico, non mi convince, non vedo nulla di scandaloso nel fatto che i sindaci partecipino alle processioni anche di altri comuni, perché non perché sia una scelta corretta o giusta da un punto di vista istituzionale, ma perché è diventata una abitudine dei comuni all'interno del comprensorio di scambiarsi questo favore di presenza e di partecipazione. Cioè, gli amministratori di Agropoli vanno alla processione a Rutino, a Laureana, quello di Capaccio viene ad Agropoli. Leggevo un'altra polemica, forse dovrebbe fare attenzione a non diciamo anche all'agenda capaccese, perché quando pare ha bucato San Pietro e Paolo a Capaccio per essere presente ad Agropoli, ma questi sono problemi del sindaco Alfieri. Però onestamente anche qui, cioè, è un atteggiamento da un punto di vista, vi dico, di istituzionale. La fascia tricolore va portata solo dal sindaco della città il giorno della festa patronale, e questo è previsto dai patti lateranensi, ed è l'unica patti lateranensi firmati in epoca fascista e rinnovati poi con il governo Craxi negli anni 80. Quindi l'unica previsione è quella della festa patronale e del sindaco della città. Tutto il resto non è propriamente istituzionale, però è una scelta politica. Io capisco che dietro questa scelta ci sia anche la volontà di affrancarsi e di manifestare una compattezza dei sindaci, che poi
si accreditano anche elettoralmente con queste manifestazioni. Su questo, se siano giuste o sbagliate, non entro nel merito. Sicuramente è un'abitudine che va avanti da qualche anno e quindi possiamo appunto criticarla, ritenerla giusta o sbagliata, ma non è questa la novità di quest'anno. La novità di quest'anno è il fatto che i sindaci abbiano preso il posto dei portatori e qui, ripeto, non so fino a che punto sia stata una scelta corretta e per diciamo tutto quello che ha comportato, soprattutto perché bisognerebbe evitare di mettere la festa della Madonna e la Madonna e la devozione nei confronti della Madonna in secondo piano rispetto alle questioni di carattere politico. Ecco, quindi penso che era un qualcosa che si poteva evitare, quantomeno per preservare la bellezza di una festa devozionale che, alla quale sono legati tutti i cittadini a prescindere dall'appartenenza politica. Perfetto, allora chiudiamo questa parentesi, insomma, che abbiamo voluto fare con Vito perché appunto era presente, ha vissuto ecco, la scena e torniamo invece al Festival Incontri, insomma, che si terrà quando, Vito? Allora, il Festival si conferma quest'anno nei giorni 3, 4 e 5 agosto, il tema è la fraternità. Il Festival da qualche anno, il Festival innanzitutto coinvolge il territorio del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Tirano e Alburni, quindi essendo diventata una manifestazione di riferimento sia a livello campano che nazionale, però ha questa caratterizzazione all'interno del territorio del parco. Per varie esigenze, per una scelta proprio di carattere organizzativo, si è deciso quest'anno di concentrare le tre serate del festival tutte ad Agropoli, quindi c'è stata la conferma anche da parte dell'amministrazione comunale nell'ambito anche dei festeggiamenti legati alla festa della Madonna delle Grazie di concedere il suolo pubblico per poter allestire il palco nelle adiacenze della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, quindi avremo queste tre serate nelle quali il tema della fraternità sarà affrontato ricorrendo alle diverse scienze umane. Cioè, è vero che noi parliamo di teologia, ma la teologia è un percorso che si avvale delle scienze umane, quindi l'idea è stata quella di toccare il tema della fraternità partendo dalla dimensione personale. Quindi avremo Antonio Francese, docente di psicologia delle religioni presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno e presso l'Istituto Teologico Salernitano, che affronterà proprio il tema della dimensione umana, personale, della fraternità. Antonio Francese, tra l'altro, i telespettatori di Cilento Channel lo conoscono bene perché è stato anche ospite di Eccomi, quindi una delle puntate dello scorso anno, e quindi con lui cercheremo di capire come la fraternità, questo desiderio di relazione con gli altri, sia un'esigenza che è nel cuore di ciascuno, nel desiderio di ciascuno. Poi toccheremo con la professoressa Stefania Sorgente, anche lei docente presso l'Istituto San Matteo e è una sociologa, docente di sociologia e di sociologia delle religioni. Toccheremo proprio il tema della dimensione sociale della fraternità. Poi la terza sera, il 5, avremo il momento più teologico, quindi ci sarà il conferimento del premio Incontri 2022, quest'anno andrà alla professoressa Pina De Simone, che è coordinatrice del biennio di specializzazione in teologia fondamentale della Pontificia Facoltà di Napoli, la sezione San Luigi. Perché? Perché in questa sezione si sta lavorando molto sulla prospettiva del dialogo interreligioso nel Mediterraneo, quindi ci è sembrato un bel modo anche questo di raccontare quell'esigenza di conoscere e coinvolgere le realtà differenti proprio per stimolare la fraternità. E poi a queste cose si aggiungono altri ospiti, perché avremo i bambini del Sahrawi la seconda sera, avremo la terza sera un gruppo missionario dei Saveriani che
Anche qui c'è una cosa simpatica perché noi abbiamo Padre Carlo Salvatori che è stato presso i Saveriani di Salerno, adesso è a Como, e allora ha organizzato un campo scuola Scampia, quindi dei ragazzi di Como, e quindi da Scampia. Insieme poi a degli scout francesi, quindi saranno a Scampia in quei giorni e faranno una giornata qui ad Agropoli nell'ambito del Festival della Teologia. Ricordiamo anche la location del festival, è importante, gli altri anni è Scusa stato anche Raffaella, ma a itinerante. me non mi saluti, cioè io sono Sei arrivato, rientrato, ecco, Vito, sei volevo fare i rientrato. complimenti a Vito, vabbè, come se non esistessi, come al solito, lei mi tratta sempre così. Allora, soltanto grazie alla regia di Andre Giaccio si è visto che il posto di Gianni era vuoto. Poi, perché si voleva evitare quel noto proverbio che dice tra moglie e marito non mettere il dito, In però questo caso non il di metterti al centro. allora in questo caso invece tra moglie e marito puoi mettere Vito perché Vito è amico di entrambi e quindi ci può stare tranquillamente. Quindi abbiamo risolto anche. Abbiamo realizzato anche un altro detto a questo punto È un perché. altro siparietto come al solito, perché tanti amici ci fanno i complimenti per i siparietti che facciamo, oggi lo facciamo anche con Vito. E colgo l'occasione per farti i complimenti, soprattutto sulla conduzione del settore politico che hai portato avanti da quando io ho lasciato per un attimo Cilento Channel, giustamente per la mia candidatura. Quindi complimenti vivissimi, lo voglio dire a tutti i nostri telespettatori che da luglio ci seguono anche da tutta la regione Campania. Hai fatto un lavoro eccellente, bravo Vito. Vabbè, grazie anche proprio alla squadra di Cilento Channel. È stato facile, o possibile, non facile, devo dire, sostituirsi, però è stato possibile farlo perché c'era il supporto della redazione, di Raffaella, di André, quindi veramente di Gerry, quindi veramente è stato un lavoro impegnativo e importante, però spero che abbiamo consentito all'informazione di essere fatta appunto in una maniera corretta e quindi però. Assolutamente sì, ho avuto un feedback molto molto positivo da parte di tutti, davvero, quindi ci auguriamo insomma che la nostra collaborazione vada avanti anche nel futuro, perché c'è questo cambiamento insomma anche con la possibilità di inserire in Cilento Channel questo nuovo marchio Unica TV con un nuovo socio che dovrebbe entrare a breve, quindi ci auguriamo che la tua partecipazione ai programmi di Cilento Channel come conduttore, come opinionista, insomma, come uomo tuttofare, come Jolly, ecco, ci farebbe davvero un enorme piacere. E poi ti faccio i complimenti per la quinta edizione, mi sembra, no? Ho sentito bene, del festival che hai organizzato ormai in modo impeccabile. E poi vedo che hai un libro, che cos'è? Questa è una Una pubblicazione, pubblicazione. la seconda parte del festival, che è quella che poi sarà itinerante, è quella la mostra Francesco Animus Loci. Sono 800 anni quest'anno della presenza di San Francesco ad Agropoli. 2 anni fa, ne era nata, 2 o 3 anni fa, era nata una mostra curata da Rosa Cianciulli. A questa mostra poi si è affiancato diciamo, il mio contributo con dei versi che raccontano un po' le tavole disegnate da Rosa Cianciulli e quindi abbiamo immaginato di proporre questa mostra itinerante, proprio Francesco Animus Loci, che riprende lo spirito dei luoghi che tanti agropolesi e tanti turisti conoscono, ma che diventa anche una proiezione più ampia di questo modo in cui i luoghi parlano poi della presenza dei santi. Quindi questa pubblicazione diciamo è una sorta di catalogo di quella che è poi la mostra. La mostra l'avremo il 3, il 4 e il 5 agosto nei giorni del festival presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Poi dal 10 agosto al 31 agosto si sposterà nell'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Cerno, quindi sarà allestita presso il comune di Caggiano e poi a settembre, dal 12 settembre fino al 30 settembre, sarà allestita nella diocesi di Teggiano-Policastro, quindi presso il comune di Teggiano. Anche lì abbiamo scelto due luoghi francescani, il chiostro di Sant'Antonio a Caggiano e il chiostro
di San Francesco a Teggiano, quindi grazie innanzitutto all'Azione Cattolica, perché è partner del festival, l'Azione Cattolica è il motore organizzativo, e grazie all'Azione Cattolica si è riusciti a coinvolgere, si riesce a coinvolgere anche le realtà appunto delle altre diocesi, e poi naturalmente alle amministrazioni comunali e ai parroci che accolgono questa iniziativa. Quindi si conferma anche quest'anno il carattere, come dicevo prima, itinerante, anche se abbiamo concentrato le serate ad Agropoli, ma avremo poi dei momenti con i vescovi di Salerno e di Teggiano proprio in occasione dell'apertura delle due mostre nei due comuni, nelle due diocesi. Quindi l'appuntamento è in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 21, il 3, il 4 e il 5 agosto, giusto? Sì, perfetta, perfetta. Fatti fare una domanda scomoda, ma la leggenda narra che San Francesco ad Agropoli fu accolto malamente con delle pietre. Ecco, tu che cosa ne pensi in merito? È una leggenda, è verità? Hai approfondito i tuoi studi per capire se fosse vero o meno? Allora, questa tradizione di San Francesco ad Agropoli si sta radicando nel tempo, con dei riscontri anche proprio sulle fonti francescane. Quindi non stiamo parlando di una leggenda, ma di una tradizione che poi, come inevitabile con fatti accaduti otto secoli fa, diciamo, necessita di riscontri storici, ma noi non possiamo fare la cronaca. C'erano i giornalisti. Non c'erano anche all'epoca i giornalisti, ed è proprio grazie all'attività di questi giornalisti che è possibile ricostruire proprio le tradizioni. Quello che ad esempio anche a corredo un po' di questa pubblicazione io sottolineo nell'introduzione è il fatto che, al di là del fatto storico in sé, che ripeto sta trovando tanti riscontri anche di recente, ma c'è il fatto che i luoghi parlino di questa presenza. E quindi noi, quando andiamo allo scoglio di San Francesco, lo viviamo come una presenza di quel rifiuto che appunto San Francesco ebbe ad Agropoli, nel borgo di Agropoli, e che poi diciamo come luogo di riflessione, di meditazione. Cioè, capita a tanti di noi di fare ad esempio la nuotata, di avere come meta di arrivare allo scoglio, e poi lì uno si può fermare per dire una preghiera o semplicemente per contemplare la bellezza della natura, ma è preghiera anche quella. Allora, questi, diciamo, i luoghi parlano di queste cose. Poi devo dire che Rosa Cianciulli ha fatto un lavoro molto molto bello di reinterpretazione dei luoghi attraverso degli aneddoti, tra cui quello che tu citavi della cacciata di San Francesco, ma che poi c'è ad esempio anche quello di San Daniele Comboni, che San Daniele era già sacerdote, ma ad Agropoli entrò nell'ordine francescano prima di imbarcarsi per l'Algeria, dove fu martirizzato insieme ai confratelli. Questo è un dato storico, quindi, che attesta sia appunto la presenza francescana molto radicata, al punto che in quella chiesa c'è stata una conversione, cioè non una conversione, una entrata nell'ordine. Allora, giusto per prendere qualche verso, rispetto all'episodio, ad esempio, che tu dicevi di San Francesco scacciato, vediamo, questa ad esempio è la tavola, poi invito naturalmente tutti a vederla nella mostra, dove si vede Francesco che è tirato dai suoi confratelli, è tirato via proprio con il castello sullo sfondo, e il modo in cui io ho raccontato attraverso i versi questo episodio è diverso inopportuno il verbo inascoltato, come Gesù scacciato dalla malia del cuore. Sono gesti. Hai fatto quindi il paragone con Gesù? Sì, perché il Vangelo viene rifiutato, cioè Francesco è scacciato perché parla il linguaggio di Gesù, e noi sappiamo che il linguaggio della fraternità
non è un linguaggio che viene accolto con facilità. E quindi, e anche qui, io ho usato questo termine, scacciato dalla malia del cuor. Qui la malia ci richiama un poco a quella stregoneria del cuore, cioè quando il cuore subisce degli influssi del maligno. Ed è un poco quello che accade, ripeto, accadeva ai tempi di Gesù, accadeva ai tempi di San Francesco e accade anche oggi. Quindi è un po' un percorso che ci può aiutare, ci può accompagnare proprio ad interpretare i luoghi e a proiettarli sempre in quella novità che è il Vangelo, perché poi il Vangelo a questo è difficile perché è rivoluzionario e forse tante volte ci trascuriamo proprio questo fatto, ecco. Mi stupisce sempre di più, Vito Rizzo, lo devo dire. Noi ci conosciamo da tempo ormai, no? Quanti anni sono? Eravamo ragazzini. Vabbè, io ero io perciò mi ricordo bene, insomma, di te, da quando cominciasti con davvero il quotidiano, che era un settimanale, mensile. Ricordiamo volentieri quei giorni, Raffaella, consentimi giusto questo minuto, in modo da ricordare anche Paolo Serra, no? Il grande Paolo Serra. Perché infatti Gianni lavorava a Teleagropoli Cilento e naturalmente noi e lì ci conoscemmo. Noi come ragazzi mettemmo in piedi quella che verrebbe definita oggi una free press, cioè l'idea di un giornale gratuito a distribuzione gratuita fatto dai giovani. E quindi davvero, appunto. E infatti davvero quella iniziativa poi di capacità, di entusiasmo ti ha dato ragione, perché oggi poi vederti qui a parlare, insomma, di grandi argomenti, di seguire la politica in modo impeccabile e di dare una mano soprattutto a Cilento Channel, che è fondamentale perché lui lo fa in modo gratuito e io ci tengo a specificare questa cosa e lo ringrazio per questo, e non è da tutti. Poi ovviamente a portare avanti una realtà come quella del Festival della Teologia, che ormai sono 5 anni che insiste sul nostro territorio, e non è un'impresa facile, quindi anche per gli ospiti che vengono invitati, insomma, per gli argomenti che vengono trattati. Devo dire che le piazze sono sempre state gremite e lo si può vedere dalle dirette, insomma, che sono online su Cilento Channel, quindi complimenti a Vito. Ce ne sono tanti, faccio la lista. però una cosa mi dovete consentire, perché poi il rischio è sempre quello là di concentrare l'attenzione su chi si coordina, si espone anche per promuovere gli eventi, però io vi assicuro che la cosa bella in queste iniziative, in tutte le iniziative che avete citato, quindi sia davvero il festival, anche la partecipazione a Cilento Channel, cioè sono tutte iniziative che si avvalgono di una profonda condivisione e del contributo di tante persone. Io quello che vedo è che quando ci si approccia alle iniziative con uno spirito realmente costruttivo, poi si diventa catalizzatori di belle esperienze. Questo avviene con il festival è cresciuto e noi abbiamo avuto riscontri importanti, abbiamo partecipazioni importanti, ma proprio perché ad esempio l'Azione Cattolica ha poi sposato questa iniziativa, e oggi è un'iniziativa che a livello regionale ci viene riconosciuta come una novità bella di questi anni, fatta nel nostro territorio, cioè delle diocesi di periferia che però mettono in piedi qualcosa del genere. Oppure tu citavi la redazione, davvero, da uno dei grandi orgogli che io ho di quel periodo, ma un orgoglio non vanaglorioso, ma proprio da maggiore, è che in quel gruppo di ragazzi, voi immaginate che davvero è nato, io avevo 18-19 anni, ma i ragazzi erano 16enni, 15enni, 17enni, oggi sono persone che nei loro ambienti lavorativi hanno delle caratteristiche di eccellenza enorme, cioè di quel gruppo non vorrei dimenticare nessuno, ma faceva parte Giuseppe della Pepa, che è un
neurochirurgo del Gemelli di fama internazionale, per dire, un ragazzo più piccolo di me, Michele De Laurentiis, Roberta Della Pepa, Anna Motta che insegna filosofia all'Università dobbiamo, di Napoli. Cioè, allora, dobbiamo io vi dico, fare una puntata mi, su mi stai interrompendo e quindi salto qualcuno, ma veramente quell'idea, cioè quel vedere quelle risorse genuine messe in gioco e che poi portano bene. Allora io dico semplicemente, sono stato fortunato io all'epoca ad avere quel gruppo attorno, perché loro avevano queste grandi capacità, però da ragazzini. Allora questo deve essere anche uno stimolo ai ragazzi, perché poi effettivamente quando ci si mette in gioco, si mette in discussione, cioè ci si confronta. Io avevo una battuta, giusto per chiudere, che noi facevamo le riunioni di redazione nello studio, all'epoca lo studio di mio padre, quindi prestato e lì naturalmente non c'era aria condizionata. Allora immaginate le riunioni estive, un caldo tremendo, io dico dobbiamo stare essere orgogliosi di questo, perché questa è una redazione talmente libera che nemmeno l'aria è condizionata. Quindi... bellissima questa battuta, bravo. Senti, no, davvero, cogli l'occasione, devi organizzare una puntata dove inviti tutti quanti loro, proprio per partire dall'esperienza della scrittura e arrivare, ecco, ad essere oggi professionisti. È un po' complicato perché alcuni stanno anche all'estero. Attraverso però i collegamenti. Ci possiamo provare. I collegamenti online con le webcam. Ci possiamo ormai provare. Possiamo raggiungere chiunque, no? Bene, allora, noi ha fatto davvero molto piacere avere Vito qui dal vivo e non in collegamento online, anche perché Vito, insomma, abita ad Agropoli, dove noi abbiamo poi la sede della nostra emittente televisiva, quindi era doveroso permettimi, ti aspetterà un lavoro ancora maggiore, perché adesso che siamo in Regione Campania dovrai invitare anche ospiti nelle puntate di Eccomi, anche ospiti regionali. Allora, da Napoli, ti dirò da di Caserta, più, da dirò di più, se come si sta prospettando cambia la caratterizzazione dell'emittente, vorrà dire che creeremo un nuovo programma, non più Eccomi, ma un programma che è sempre di informazione carattere religioso, ma con delle nuove idee, un programma innovativo come lo è stato Eccomi. Anche qui un'altra battuta, è giusto farla. Devi. Noi con Eccomi abbiamo introdotto questo format dove immaginavamo di parlare delle vocazioni, quindi in televisione. A distanza di 3 anni abbiamo scoperto che TVSAT 2000 ha fatto un programma chiamato Eccomi che parlava di vocazioni. Quindi, ci ha copiati. No, non ci ha copiato, perché è un format diverso, però quell'intuizione, diciamo, no, sicuramente non credo che abbiano visto, però voglio dire che sì, è bello avere delle intuizioni che poi vengono premiate anche dal pubblico e appunto dalle persone, da chi ci segue, quindi... Bene, e allora noi facciamo presente ancora una volta che ci sarà... Raffaella, volevo ancora interromperti. E no, poi sono io quella che... No, questo era uno scherzo, puoi continuare. E allora stavo dicendo che non perdete l'appuntamento di questa quinta edizione del Festival della Teologia Incontri, che si terrà a partire dal 3 agosto per proseguire poi nelle giornate del 4 e 5 agosto in Piazza della Repubblica alle ore 21. Tantissimi sono gli ospiti e tantissimi sono anche gli argomenti in discussione. Prego Vito. Voglio solo aggiungere una cosa: naturalmente si consolida la partnership appunto tra i media partner di Cilento Channel, Unica TV, ma avremo quest'anno due belle novità che sono anche frutto di quella logica di collaborazione che abbiamo sperimentato con Cilento Channel e altri operatori dell'informazione nei mesi scorsi, e quindi ci sarà InfoCilento che seguirà quotidianamente il festival, e ci sarà
Cronache, il quotidiano Cronache, che seguirà con un proprio inviato quotidianamente il festival. Quindi sarà anche un modo questo di avere la possibilità di accompagnare il cammino di del festival giorno per giorno, quindi con una informazione sempre puntuale. E a noi fa veramente molto molto piacere, perché non può altro che far bene a questa iniziativa. Noi ti ringraziamo, Vito, per la tua presenza qui, e non ci resta insomma che ribadire l'invito ai telespettatori di venire ad Agropoli per assistere dal vivo a questa bella manifestazione. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa lunga rassegna stampa, insomma. Sei che stanca? Oggi no, non so. Dai, stanca. Convito alla fine, poi abbiamo avuto due personalità importanti, Picarone, consigliere regionale, e il sindaco di Sessa Cilento, dove ci hanno spiegato un po' di cose, però poi Convito ci siamo un po' rilassati, abbiamo anche un po' giocato, perché è giusto che sia così, questo nuovo format nostro, Raffaella, tutto cilentano, insomma, deve essere anche un po' più flessibile rispetto, no, all'istituzione giornalistica. Vito, che ne pensi di questa? No, ma io penso che questa sia stata una bellissima intuizione che accompagna anche, devo dire, questa fase strategica di apertura al territorio campano. Non bisogna, secondo me, trascurare il fatto che è vero che ci si apre alla regione Campania, ma la specificità del Cilento è una realtà che è di interesse per il resto del territorio regionale, quindi non serve snaturare il DNA di Cilento Channel, ma semplicemente raccogliere questa ambizione e renderlo sempre più interessante e appetibile su una platea di 5 milioni e 6 hanno tutti la televisione, no? Tutti guardano Cilento, tutti 5 milioni e 6. Vabbè, allora io saluto il 5 milionesimo A proposito, ci siamo dimenticati di leggere i messaggi che arrivano dal 371-5671-256, lo faremo domani. Sicuramente. Noi ringraziamo davvero il nostro pubblico per averci seguito, per essere stati con noi, e li invitiamo a seguirci nuovamente domani. Grazie.